racconto di un giorno di ordinaria follia all'interno del Policlinico Umberto I di Roma. Abbiamo trascorso un pomeriggio tra i parenti dei pazienti parcheggiati nei corridoi del pronto soccorso, dove sono fermi per giorni in attesa che si liberino i posti nei vari reparti dove poi dovranno essere curati. È un purgatorio, sia per voi che state là, che ancora non ci hanno dato l'autorizzazione del cambio di sede. Fanno tutti qua, siamo veramente da poi più uno, certo che se ne andava da passa un'ora, sono le 17:30, anche se l'orario previsto per l'ingresso dei parenti era le 16:30. E poi ci faranno il dramma, spero. Ma per la verità, la pazienza. Ma nel caso te la prendiamo. Che è bella. Ma che hanno detto? Non si può niente. Niente, non si può entrare. Vabbè, ma che qua non ci fanno entrare oggi, non ho capito ieri, è certo all'ora d'entrata. Allora, pure a Pontini, quando ero ricoverata, non facevamo niente, tutto il giorno all'ora d'entrata si mettevano a fare cose, la famiglia di all'ora d'entrata. A questo punto un paziente esce dal pronto soccorso perché non ce la fa più. I corridoi sono troppo pieni e dentro, dice, è un macello. Sua moglie ovviamente lo redarguisce e gli chiede di rientrare lo stesso. Non usci, che se ti chiamano che devi fare la visita. Ma che? Io ho detto a quello che non ti deve far scendere. È un macello, però tu devi stare dentro. Ma che è successo dentro? Vanno tutti nel corridoio. Sì, pure mio padre. C'ha ragione. Devi star qua, ma quando vanno a casa è solo più comodo, con tutte le comodità mie, qua te fanno morire. Qui te fanno peggiorare. Lunghe attese e pazienti bloccati per giorni nel pronto soccorso. Gli utenti sono esasperati e credono che in queste condizioni possa addirittura peggiorare lo stato di salute dei pazienti,